tutti lettori e followers di Mobile Brand, siamo qui per la prima recensione del 2017. Di cosa vogliamo parlarvi oggi? No, non si tratta di questo, si tratta di questa tastiera Black Widow X Chroma di Razer. Bene. Parliamo un attimino della confezione di questo prodotto. Si presenta subito con il layout americano e questa probabilmente potrebbe essere l'unica cosa che potrebbe infastidirvi di questa tastiera, perché non è propriamente uguale al layout italiano, è sempre QWERTY, ma alcuni tasti sono spostati. Però a parte questo ci si abitua facilmente. La confezione vi dice subito che è una Black Widow X Chroma, di conseguenza RGB, come si può vedere nell'immagine. C'è un piccolo foro qui per la possibilità di provare i tasti meccanici prima di acquistare l'oggetto e vediamo all'interno che cosa c'era. C'era e c'è ancora il manualetto di istruzioni qui, con la letterina del Big Boss Razer che dice "There's no turning back". La tastiera era protetta dalla semplice plastica trasparente ed era bloccata all'interno della confezione da questi due bloccaggi in spugna praticamente. La confezione era semplice, non c'era nient'altro, il cavo era già connesso e non c'era possibilità di staccarlo dalla tastiera. Ricordiamo, cavo telato, ovviamente anti-intrecciamento, e con connettore placcato oro. Ci troviamo di fronte a una tastiera RGB retroilluminata compatibile con il software di Razer, il Synapse. Vi faccio sentire l'audio di questi tasti perché è veramente favoloso. La sua struttura è in monoblocco ed è completamente realizzata in alluminio con specifica militare. La retroilluminazione è totalmente personalizzabile tramite il software Synapse. Abbiamo a disposizione 16,7 milioni di colori e grazie al software Synapse potrete avere i vostri colori perfetti, ve lo faremo vedere dopo il software ovviamente. Potrete andare a colorare anche i singoli tasti, insomma i tasti che vi servono per il gaming, quello che preferite in pratica, oppure potrete utilizzare, grazie al portale Chroma Workshop, i colori preimpostati e salvati da altri utenti, se siete pigri ovviamente. Nella parte posteriore di questa tastiera possiamo notare subito tre canaline per un corretto cable management. Noi l'abbiamo messo qui nel mezzo, adesso si è un po' staccato, basta andare a premere. E il nostro bellissimo cavo telato andrà a inserirsi nella canalina nella direzione che noi preferiamo. Ci sono due alettine che potete aprire e chiudere a vostro piacimento se preferite avere la tastiera più inclinata verso di voi oppure no. La tastiera è perfettamente bloccata da questi gommini e non vi ritroverete mai la tastiera spostata neppure di un millimetro rispetto alla posizione che voi sceglierete di utilizzare. Parliamo un momento degli switch Razer, che non sono uguali alla maggior parte degli switch presenti normalmente in commercio. Questi sono switch verdi Razer, la maggior parte delle tastiere Razer monta quelli arancioni. Questi switch verdi sono molto simili ai Cherry MX blu, ma leggermente modificati per essere meno rumorosi. Adesso proveremo a farvi sentire il click con, tra virgolette, doppio click che hanno questo tipo di switch. Notate, c'è uno scalino e poi il tasto va giù completamente. L'attuazione avviene a circa metà della corsa del tasto, infatti notate quando c'è il click, poi io vado molto più giù ancora. Comunque, appena si sente il click, l'attuazione è completa e la tastiera è recettiva e velocissima quando viene effettuata appunto l'attuazione. La corsa del tasto crea così un'elevata reattività, oltre che un feedback tattile davvero piacevole. Questi switch hanno una resistenza garantita fino a 80 milioni di battiture, potranno usarla quindi anche i vostri pronipoti e sarà ancora nuova. Vi facciamo vedere brevemente il software di Razer. Potete scegliere il vostro profilo se ne avete registrato uno, scegliervi i singoli tasti, le funzioni dei tasti, eccetera, eccetera.
nel customize. Come potete vedere è in inglese, ma è molto molto semplice da vedere. La parte che vi interesserà di più sarà questa, Lightning, dove potrete andare a customizzare appunto la vostra tastiera. Se la mettete custom, praticamente ci saranno tutte le lucine che vanno stile albero di Natale, poi ci sarà la breathing, dove potete scegliere un singolo colore, la reactive, dove cliccate su un singolo tasto e rimane illuminato praticamente solo quello per alcuni secondi e poi la tastiera rimane scura. Spectrum cycling, praticamente sono tutti i colori che continuano a cambiare. Starlight, dove ci sono tutte le lucine singole come albero di Natale, anche in questo caso. Statico, potete scegliere un colore statico. Wave, praticamente funziona al contrario del primo che vi ho fatto vedere. Poi c'è Ripple e Non, dove è nero tutto. Poi c'è il Gaming Mode, praticamente potete attivare e disattivare vari tasti e anche qui salvarvi i vostri profili. Ci sono le macros, Chroma Apps. E poi per voi che amate customizzare specificamente ogni parte della vostra tastiera, c'è la customizzazione, potete dare un colore diverso al WASD, al WASD e alle freccette direzionali, oppure solo alle freccette direzionali, ai numeri, e insomma potete scegliere tutto quello che volete, cambiare i colori, i pattern, che cosa volete che facciano, se volete colori statici, se volete colori in movimento, eccetera eccetera. E questo praticamente è un'infarinatura generale del software di Razer Comporta questa tastiera in gaming? Beh, i tasti sono veramente velocissimi, reattivissimi e non ci si potrebbe aspettare sicuramente di meno da una tastiera di questo livello. Non siamo in grado di dirvi se sia veramente la migliore tastiera, perché ci piacerebbe provarne delle altre prima di poter dare questo tipo di giudizio, ma sicuramente è una tastiera che consigliamo per i veri gamer, perché ha delle features, una velocità, una reattività incredibili. Su qualsiasi gioco siamo andati a provarla, non abbiamo mai avuto problemi di nessun tipo e siamo veramente entusiasti di questa tastiera per il gaming. È veramente una delle tastiere top a nostro parere. Conclusioni: questa sicuramente non è una tastiera tra le più economiche in commercio, ma è sicuramente una tra le migliori in commercio. Quindi, come dico sempre io, se volete fare una spesa importante, fatela bene. Noi ci siamo trovati benissimo con questa tastiera, sia in gaming sia in scrittura. Anzi, in scrittura è una cosa veramente paradisiaca, perché riusciamo a fare un numero di battiture nettamente superiore rispetto alle tastiere a membrana normali. E noi sinceramente adoriamo il rumore di questi switch verdi creati da Razer. Abbiamo già fatto una panoramica generale di tutto quello che riguarda questa tastiera, non possiamo fare altro che consigliarvela per i colori, per la dinamicità, per la praticità e anche per la dimensione, perché comunque, pur essendo una tastiera L, cioè anche con tastierino numerico, rimane comunque compatta e rimane anche comoda per le scrivanie piuttosto piccole, perché la nostra non è una scrivania grande, ma siamo riuscite a farci stare tutto: tastiera, Firefly e mouse tranquillamente. Se volete avere altre informazioni, vi rimandiamo a mobilebrand.net, il nostro blog dove scriviamo le recensioni approfondite proprio su tutto i nostri prodotti. Vi invitiamo a lasciarci un like. Se volete farci delle domande, lasciateci dei commenti, siamo sempre felici di rispondere a tutto. Condividete con i vostri amici se vi è piaciuto il prodotto, se vi è piaciuta la recensione, se vi siamo piaciuti noi. Se non vi siamo piaciuti, lasciate un dislike e pazienza, potreste lasciarci un commento per farci sapere come volete che miglioriamo i nostri video. E un saluto da Mobile Brand.